Torino, Francesco Bellofiore. Ciro Ferrara, 34 anni oggi, difensore centrale con Tudor, mancano tra gli altri Montero e Giuliano. Brighi a centrocampo, Kovacevic subito dentro e Del Piero in panchina. Parte bene la Juventus che va subito al tiro con Inzaghi. Poi c'è una iniziativa di Zambrotta, il suo cross viene controllato da Fontana. 12° minuto, la palla è per Zidane. Magoni lo guarda da vicino, va sul fondo Zidane con il sinistro cross, arriva Kovacevic di testa, 1-0, Juventus in vantaggio dopo appena 12 minuti. Grandissima azione di Zidane, perfetto il suo cross per Kovacevic che mette dentro nell'angolino. Inconsistente la reazione del Napoli che praticamente si esaurisce in questo tentativo tutt'altro che pericoloso di Edmundo. La partita scivola via senza troppi palpiti, Zidane in serata di vena, qui lancia Brighi che per eccesso di altruismo mette al centro. Birindelli parte il suo lungo attraversone, Zidane colpo di testa, miracolo di Fontana. Uno Zidane davvero strepitoso nel corso del primo tempo che si conclude comunque per 1-0. Bellucci in campo al posto di Amoruso nel Napoli, ci sono i fuochi artificiali, i fumogeni, Boriello deve aspettare che torni la visibilità e la Juventus va ancora in avanti e su azione d'angolo dopo un colpo di testa di Kovacevic e Inzaghi che mette dentro. Rivediamo, colpo di testa di Kovacevic, Fontana finisce per respingere il pallone, poi lo fa innalzare, Pippo Inzaghi è in agguato, palla dentro, 2-0 per la Juve. Juve che a questo punto rischia di dilagare, vedete viene atterrato in area di rigore Pippo Inzaghi, rigore, chiede di batterlo Zidane, lo batte non benissimo, è bravo comunque Fontana, quindi rigore non trasformato. Succede anche ai campioni, esce Kovacevic, ha ben giocato, è il momento di Del Piero, ancora Zidane dalla distanza, Chiroga devia il pallone all'indietro e Fontana è costretto a un mezzo miracolo. È preoccupato naturalmente Mondonico, ancora Juventus in avanti, Del Piero colpo di testa, bravissimo Fontana, anche Del Piero naturalmente cerca il gol personale. Il Napoli prova a spingersi in avanti e inevitabilmente si allunga, crea sì qualche opportunità dalla parte di Van der Sar che fin qui era rimasto disoccupato, Van der Sar bravissimo su questa iniziativa di Edmundo. E in pratica è lo stesso Edmundo, poco più tardi sul lancio di Sesa, a destreggiarsi in mezzo a un nugolo di avversari, poi tocca verso la porta ma non la inquadra. Juventus in avanti, la palla è per Zidane, ancora Fontana respinge con i piedi. Andiamo verso la fine della partita, c'è una punizione al 40° Del Piero, Zidane, Del Piero, tiro che pare inoffensivo, ma Fontana che era stato bravissimo fino a quel momento si fa beffare da un rimbalzo, vediamo palla in mezzo alle gambe, finisce 3-0 per la Juventus, ma Del Piero, vedete, fino all'ultimo cerca anche il suo secondo successo personale, qui il suo destro finisce fuori di poco. E proprio Del Piero segna il suo secondo gol stagionale al Napoli, proprio al Napoli l'aveva segnato alla prima giornata di campionato. 3-0 per la Juve, a te Marco. Sì, vediamo subito uno sguardo alla classifica con la Juventus che rimane dunque a meno 6 dalla Roma, la coppia Roma-Juventus è in qualche maniera staccato almeno momentaneamente la Lazio che...